Dopo aver affrontato tutto il discorso sulle scomposizioni dei polinomi, in questa lezione andiamo a vedere finalmente le frazioni algebriche, cioè a tutto quello che ci era servito sia le scomposizioni dei polinomi che praticamente dei monomi. Quindi in questa lezione che cosa andremo a vedere? Andremo a vedere praticamente le semplificazioni delle frazioni algebriche. Cioè, praticamente partiremo da una frazione non ridotta ai minimi termini, dovremo praticamente, qualora sarà necessario, quindi scomporre numeratore e denominatore, ed infine andare a semplificare questa frazione. Se siete pronti, partiamo subito con l'esercizio. Partiamo da questa frazione, quindi se abbiamo allora 5ab fratto a elevato al quadrato, come vedete, è già tutto scomposto praticamente e quindi possiamo andare a operare le semplificazioni. Cosa semplifichiamo? Quindi vediamo via questa a con questa a elevato al quadrato. Quindi praticamente dividiamo entrambi sia il numeratore che il denominatore per a e alla fine che cosa ci rimane? Ci rimane 5b tutto fratto a. Vedete che sono abbastanza semplici questi primi esercizi. Se abbiamo invece 7 a 6 b 3 tutto fratto 21 a 2 b 3, per cosa andiamo a semplificare? Allora, sicuramente dobbiamo prendere in considerazione il numero, quindi sia 7 che 21 sono semplificabili per 7. Il 21 diventa 3, il 7 1. Alla seconda se ne va con a elevato alla sesta che diventa a elevato alla quarta. Mentre b alla terza se ne va via con tutto b elevato alla terza. Andiamo a vedere dunque che cosa resta. Quindi al numeratore resta solo a elevato alla quarta, al denominatore resta 3 sostanzialmente. Quindi andiamo a prendere ad esempio il successivo. Quindi se abbiamo meno linea di frazione 6ab2c tutto fratto 9a2c2. Andiamo a vedere che cosa succede. Quindi sicuramente il segno resterà negativo, quindi lo riporto di già. Poi andiamo a vedere le semplificazioni, quindi semplifico il 6 con il 9, chiaramente li divido entrambi per 3, quindi diventano rispettivamente 2 e 3. A al numeratore se ne va e al denominatore resta A, perché alla seconda diviso A fa A. B alla seconda non subisce modificazioni, il C al numeratore se ne va e sotto resta C elevato alla prima. Quindi che cosa rimane? Allora rimane un 2B elevato alla seconda fratto 3 volte AC. Andiamo a vedere un altro esercizio, se ad esempio avessimo quindi meno 14 A2B. Tutto fratto meno 21 a 2 b. Vediamo che cosa succede. Quindi, sicuramente il segno sarà positivo. Vedete che i meno si annullano e quindi fanno diventare più tutto il segno della frazione. Poi vado a semplificare il 14 col 21 dividendoli entrambi per 7. Quindi il 14 diventa 2, il 21 diventa 3. A2 se ne va via con A2, B2, cioè B se ne va via con B e quindi vedete che resta soltanto un numero, cioè più 2 terzi. Andiamo leggermente adesso a complicare un po' la situazione per quello che abbiamo fatto noi nelle lezioni successive. Quindi se abbiamo ad esempio 3ab tutto fratto 2a più ab, che cosa succede? Quindi il numeratore resta identico, quindi 3ab. Al denominatore devo andare a scomporre, quindi che cosa che scompongo? È un fattore comune, quindi un fattore totale, quindi raccolgo la a che moltiplica 2 più b. A questo punto ho sia il numeratore che il denominatore scomposti in fattori primi, quindi posso andare a semplificare, quindi semplifico la a con la a. E a questo punto al numeratore mi rimane 3b fratto 2 più b. Andiamo a vedere un altro esercizio. Quindi se ad esempio avessimo 3a elevato alla quarta più
meno 6 a 2, tutto fratto 9a più 3 a 3. Che cosa succede? Quindi, allora, sicuramente dobbiamo andare a scomporre questa frazione. Quindi, come facciamo a scomporla? Allora, al numeratore sicuramente è presente un fattore totale, quindi vado a raccogliere 3 a 2 che moltiplica che cosa? Alla seconda meno 2. Al denominatore invece vado a raccogliere un 3a, quindi se raccolgo 3a che cosa mi rimane? Mi rimane 3 più a elevato alla seconda. E quindi a questo punto vedete che ho praticamente vado a semplificare. Che cosa vado a semplificare? Quindi il 3 con il 3, poi la A con la 2, quindi A scompare e A2 diventa A, e quindi ho la frazione ridotta ai minimi termini. Quindi ho A che moltiplica A2 meno 2, tutto fratto 3 più A2. Andiamo adesso a prendere ad esempio questo esercizio. Se abbiamo ad esempio AM più BM tutto fratto 3A più 3B. Quindi che cosa succede? Quindi a questo punto al numeratore devo andare a raccogliere M, quindi che moltiplica A più B, faccio un totale, al denominatore un 3, che chiaramente anche qui moltiplica A più B. E a questo punto vado sempre a fare le solite semplificazioni, quindi A più B lo semplifico con A più B, risultato mi rimane M fratto 3. Se abbiamo, cambiamo quindi esercizio, 6x meno 6y tutto fratto 3x elevato al quadrato meno 3xy. Andiamo a raccogliere qui. Raccogliamo sicuramente un 6 al numeratore che moltiplica x meno y, un 3x al denominatore, quindi se da 3x2 raccolgo 3x mi rimane x meno y, vado poi chiaramente a semplificare la parte comune x meno y e anche chiaramente il 6 che diventa 2 con il 3 che diventa 1, quindi li semplifico entrambi per 3 e quindi a questo punto resta un 2. Se andiamo a prendere il prossimo esempio, supponiamo di avere a elevato alla quarta meno 3 a 2b tutto fratto che cosa? Fratto a 2 meno 3 a 2b. E quindi andiamo a vedere che cosa succede? Quindi andiamo sicuramente al numeratore a raccogliere un A quadro, quindi A2 che moltiplica che cosa? A2 meno 3B. Al denominatore raccogliamo anche qui un A2 che moltiplica che cosa? 1 stavolta meno 3B. L'unica cosa che posso semplificare è A2, attenzione che non posso semplificare il 3B col 3B perché è presente una somma, di conseguenza abbiamo praticamente A2 meno 3B che moltiplica 1 meno 3b. Andiamo a prendere quello successivo. Se ad esempio abbiamo al numeratore 2x più 3y tutto elevato al quadrato fratto 4x più 6y, che cosa andiamo a fare? Allora, al numeratore è già tutto scomposto, quindi 2x più 3y elevato al quadrato. Al denominatore posso fare anche qui un fattore comune, quindi posso raccogliere un 2 che moltiplica 2x più 3y. A questo punto posso andare a semplificare questo che è elevato al quadrato, quindi diminuisco l'esponente di 1 con questo che è elevato alla prima. E quindi come risultato ottengo 2x più 3y tutto fratto 2. Andiamo adesso a
cambiare tipologia, cioè tipologia è sempre lo stesso esercizio, cioè, facciamo sempre esercizio su semplificazioni, magari dovremmo adottare strategie diverse, quindi se abbiamo 4a meno 1, tutto fratto 1 meno 2a, allora come 4a al quadrato meno 1 fratto 1 meno 2a? Come potete notare, al numeratore abbiamo una differenza di quadrati, quindi possiamo scomporla come somma delle radici per differenza delle radici, quindi 2a più 1 che moltiplica 2a meno 1. Adesso confrontate questo 2a meno 1 che c'è al numeratore con questo 1 meno 2a. Praticamente sono gli stessi termini, però invertiti di segno. A questo punto raccogliamo un meno al denominatore e cambiamo tutti e due i segni, riordinando il polinomio. Quindi abbiamo 2a meno 1. A questo punto vedete che è possibile andare a operare questa semplificazione, quindi 2a meno 1 al numeratore con 2a meno 1 al denominatore. Quindi questo segno meno che era meno 1 al denominatore lo porto davanti a tutto e quindi il denominatore c'è 1, quindi non lo scrivo e quindi è meno aperta tonda che moltiplica 2a più 1, che poi posso scrivere anche come meno 2a meno 1, volendo. Se andiamo a prendere quest'altro esercizio, abbiamo a elevato alla seconda più a, tutto fratto a elevato alla seconda più 2a più 1. Vedete che al numeratore è possibile fare un totale, quindi se raccolgo a che moltiplica a più 1. Al denominatore è un quadrato di binomio. Vedete che ci sono i due quadrati, il quadrato di A e il quadrato di 1 e poi il loro doppio prodotto. Quindi possiamo identificare che sia un A più 1 elevato al quadrato. A questo punto operiamo la solita semplificazione. Questo A più 1 se ne va via con uno dei due A più 1 al denominatore, quindi al numeratore rimane A, al denominatore rimane A più 1. Prendiamo ad esempio quest'altro esempio. Se abbiamo mx più MY tutto fratto x elevato al quadrato più 2xy più y elevato al quadrato. Vediamo che al numeratore possiamo andare a raccogliere una M, quindi di Milano, e quindi cosa ci rimane? X più y. Al denominatore riconosciamo anche qui un quadrato di binomio. Vedete che qui c'è il quadrato di x, qui c'è il quadrato di y, il loro doppio prodotto è proprio 2 xy e quindi possiamo andare a scrivere x più y elevato al quadrato. Facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima, andiamo a semplificare in questo modo e quindi abbiamo al numeratore m, al denominatore x più y. Prendiamo quest'altro esempio. Se abbiamo allora 4x2y2 più 1 più 4xy, tutto fratto 4x2y2 meno 1. Allora, vedete che al numeratore abbiamo lo sviluppo di un quadrato di binomio. Perché? Perché 4x2y2 è il quadrato di 2xy. 1 è il quadrato di 1. Se faccio 2xy per 1 per 4, ottengo proprio 4xy, che è il doppio prodotto. Quindi al numeratore ottengo 2xy più 1 tutto elevato al quadrato. Al denominatore che cosa trovo? È la differenza di quadrati, cioè questo è il quadrato di 2xy, questo è il quadrato di 1, quindi devo fare somma delle basi per differenza delle basi. Quindi se trovate difficoltà su questa parte, andate a vedervi tutte le lezioni sulle scomposizioni inerenti, quindi a tutti i tipi di scomposizioni. Questa è una differenza di quadrati, quindi 2xy più 1 che moltiplica 2xy meno 1. Quindi a questo punto vado a operare la semplificazione, questo lo elimino e scalo l'esponente di 1 al numeratore e quindi il risultato finale che mi resta è 2xy più 1 fratto 2xy meno 1. Andiamo
fare un altro esempio. Se ad esempio abbiamo allora x elevato al cubo più y elevato al cubo, speriamo ci vedete bene, più 3x 2y più 3xy 2, tutto fratto 4x elevato al quadrato più 8xy più 4y 2. Vedete che al numeratore c'è un cubo di binomio. Ve lo riscrivo un attimo in maniera ordinata. Quindi x al cubo più 3x elevato al quadrato y più 3xy elevato al quadrato più y elevato al cubo. Vedete, questo è il cubo di x, questo è il cubo di y. Se faccio il quadrato ottengo x elevato al quadrato, di qua invece y al quadrato, lo moltiplico per 3 di qua, per 3 di là, quindi triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo ottengo questo, triplo prodotto del quadrato del secondo per il primo ottengo questo. E questo chiaramente è un x più y elevato al cubo. Se prendo il denominatore, vedete che prima di tutto posso raccogliere un 4, quindi se raccolgo un 4 diventa x al quadrato più 2xy più y elevato al quadrato. Questo è a sua volta un quadrato di binomio, vedete i due quadrati del doppio prodotto, quindi è un 4 che moltiplica x più y al quadrato. Andiamo adesso a riscrivere la frazione scomposta. Quindi al numeratore abbiamo detto che troviamo x più y elevato al cubo, al denominatore abbiamo detto che troviamo 4 che moltiplica x più y elevato al quadrato. Quindi adesso opero la semplificazione e quindi andiamo quindi a operare appunto questa semplificazione. Quindi cancelliamo tutto l'x più y al quadrato, sottraiamo di 2 l'esponente del numeratore, che quindi diventa 1, e quindi andiamo a scrivere uguale appunto x più y tutto fratto 4. Prendiamo un caso veramente molto simile. Se abbiamo a elevato al quadrato più 2a più 1, tutto fratto a elevato al cubo più 1 più 3a elevato al quadrato più 3a. Praticamente è un esercizio identico a quello precedente. Vediamo che al numeratore c'è un quadrato di binomio, che è il quadrato di a più 1, vedete i quadrati di a e di 1 il doppio prodotto, quindi è un a più 1 elevato al quadrato. Al denominatore invece troviamo lo sviluppo di un cubo di binomio. Quindi vedete che c'è un cubo di binomio in quanto praticamente vedete i due cubi, a elevato al cubo è 1, e poi i due tripli prodotti, quindi triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo. Quindi sotto è un a più 1 elevato al cubo, sopra scusate è elevato al quadrato. Quindi opero la semplificazione, quindi abbiamo il numeratore, se ne va via tutto, quindi praticamente resta solo 1, al denominatore sottraggo l'esponente di 2, cioè pari all'esponente del numeratore, e quindi ottengo come risultato 1 fratto a più 1. Andiamo a prendere ancora un altro. Prendiamo dunque questo, x elevato alla terza meno 1 tutto fratto x elevato alla seconda meno 2x più 1. Allora, vedete che al numeratore si tratta di una differenza di cubi, il cubo di x meno il cubo di 1. Quindi, vi ricordate, abbiamo il binomio, quindi le due radici cubiche, x meno 1, che moltiplica il suo falso quadrato, quindi quadrato del primo termine, opposto del prodotto tra questi due, cioè più x, quadrato del secondo. Quindi più 1. Tutto fratto, vedete che qui è lo sviluppo di un quadrato di binomio. Abbiamo il quadrato di x e il quadrato di 1 e poi il loro doppio prodotto, x per 1 per 2, che fa 2x con segno negativo. Quindi vuol dire che è un x meno 1 elevato alla seconda. Qui opero nell'ultimo passaggio la semplificazione, questo x meno 1 se ne va e quindi alla fine che cosa resta? Resta al numeratore il falso quadrato, x al quadrato più x più 1. Al denominatore resta il binomio di base del quadrato, quindi x più
meno 1. Prendiamo ad esempio questa, molto simile, che è x elevato al cubo più 1 tutto fratto 3x più 3. Vado sempre a scomporre la somma di cubi come somma delle radici, x più 1 per falso quadrato, x alla seconda meno x stavolta più 1 tutto fratto 3 che moltiplica x più 1. Quindi raccolgo un 3 al denominatore. A questo punto semplifico l'x più 1 con l'x più 1, al numeratore resta sempre il falso quadrato, x alla seconda meno x più 1, tutto fratto 3, cioè il coefficiente al denominatore. Andiamo a scrivere quest'altro esempio, quindi se abbiamo, allora scriviamo 14x meno 7y, tutto fratto 4x elevato alla seconda meno y elevato alla seconda. Cominciamo raccogliendo a fattore comune al numeratore e quindi praticamente rimarrà raccolgo un 7, quindi 7 che moltiplica 2x meno y. Al denominatore scompongo tutto come una differenza di quadrati. Vedete, 4x al quadrato è il quadrato di 2x. Y al quadrato è il quadrato di y, quindi farò 2x più y che moltiplica 2x meno y, quindi 2x più y che moltiplica 2x meno y. A questo punto poi vado a semplificare il 2x meno y al numeratore con quello del denominatore e quindi mi rimane un 7 fratto 2x più y. Andiamo a prendere quest'altro esempio, quindi prendiamo x a elevato alla seconda meno 5a più 6, tutto fratto a elevato alla seconda meno 4a più 4. Quindi che cosa andiamo a fare sostanzialmente? Al numeratore riconosciamo che cosa? Un trinomio particolare, perché quindi vedete che 6 in questo caso è il prodotto, meno 5 è la somma. Devo trovare due numeri che danno come prodotto il più 6 e come somma il meno 5. Quali sono questi numeri? Sicuramente sono meno 3 e meno 2. Quindi scompongo il numeratore come a meno 3 che moltiplica a meno 2. Al denominatore invece riconosco un quadrato, quindi questo è il quadrato di A, questo è il quadrato di 2, quindi il loro doppio prodotto 2 per A è 4A con segno negativo, quindi abbiamo un A meno 2 elevato al quadrato. Vado sempre a operare le solite semplificazioni e quindi al numeratore rimane un A meno 3 e al denominatore un A meno 2. Andiamo quindi a fare un altro esercizio, quindi se abbiamo al numeratore x elevato alla quarta meno 16 tutto fratto x elevato alla quarta più 16 meno 8x elevato alla seconda. Vedete che al numeratore posso riconoscere, diciamo, che cosa? Una differenza dei quadrati, perché x alla quarta è il quadrato di x alla seconda, 16 è il quadrato di 4 e hanno segno discorde. Quindi a questo punto è come dire x alla seconda più 4 che moltiplica x alla seconda meno 4. Vado quindi a scomporre il denominatore invece come un quadrato di binomio, quindi x alla quarta è il quadrato di x alla seconda, 16 è il quadrato di 4, il loro doppio prodotto è proprio 8x alla seconda con segno negativo, quindi sarà un x alla seconda meno 4 elevato alla seconda. A questo punto vado sempre a semplificare questo con questo e quindi cosa mi rimane? Mi rimane allora al numeratore x alla seconda più 4, al denominatore x alla seconda meno 4. Badate bene che potrei ulteriormente scomporre il denominatore, ma non servirebbe ai fini della semplificazione. Prendiamo ad esempio questo esempio. Se abbiamo 8y elevato alla terza meno
meno, scusate, 8x elevato alla terza meno y elevato alla terza, tutto fratto 4x elevato alla seconda meno y elevato alla seconda. Notiamo subito che al numeratore abbiamo una differenza di cubi, quindi se 8x alla terza è il cubo di 2x, y alla terza è il cubo di y, quindi facciamo binomio, quindi 2x meno y, per il falso quadrato, quindi quadrato del primo 4x alla seconda, opposto del prodotto più 2xy, quadrato del secondo più y elevato alla seconda. Al denominatore invece riconosciamo una differenza di quadrati, quindi abbiamo 4x alla seconda che è il quadrato di 2x, y alla seconda che è il quadrato di y, quindi diventa un 2x meno y che moltiplica 2x più y. Quindi a questo punto vado a semplificare il 2x meno y al numeratore e quindi mi rimane al numeratore il falso quadrato, 4x alla seconda più 2xy più y al quadrato, al denominatore mi rimane un 2x più y. Andiamo a prendere ancora qualche altro esempio, facciamo ancora un, due o tre esempi per questa lezione, quindi se abbiamo allora a, b più 5a più 2b più 10. Tutto fratto b elevato alla seconda meno 25. Vabbè, allora andiamo a prendere un attimo il numeratore, isoliamolo un attimo sulla destra. Al numeratore che cos'è possibile fare? Possibile riconoscere a coppie dei fattori comuni. Ad esempio, tra la prima coppia b e 5a raccolgo una a e quindi mi rimane b più 5. Tra il 2b e il 10 raccolgo un più 2 e quindi mi rimane sempre b più 5. A questo punto ho b più 5 in comune e lo raccolgo e mi rimane a più 2. Al denominatore vedete che si tratta di una somma per una differenza, quindi è molto semplice scomporlo. Quindi a questo punto scriviamo le scomposizioni, quindi al numeratore abbiamo detto che rimane un b più 5 che moltiplica a più 2. Al denominatore invece è una differenza di quadrati, quindi quadrato di b meno quadrato di 5. Quindi anche qui faccio un b più 5 che moltiplica un b meno 5. Vado dunque a semplificare e che cosa mi ritrovo? Mi ritrovo che al numeratore mi rimane a più 2 e che al denominatore mi rimane b più 5. Andiamo a fare un ultimo esempio per questa lezione, poi ripartiremo sempre dalla prossima lezione con questo argomento. Quindi se abbiamo xy meno 3x meno 3y più 9, tutto fratto 12 meno 4y. Isoliamo un attimo il numeratore e cerchiamo appunto di scomporlo. Quindi, come facciamo? Allora, riconosciamo sempre a coppie. Tra i primi due raccolgo una x, quindi x che moltiplica y meno 3, e tra gli ultimi due raccolgo un meno 3, quindi meno 3 che moltiplica ancora y meno 3. Quindi la parte comune è y meno 3 che moltiplica x meno 3. Adesso passo invece al denominatore. Quindi, se scompongo il denominatore, che cosa trovo? Trovo, sicuramente raccolgo un 4 che moltiplica un 3 meno y. Vedete che tra questo y meno 3 e 3 meno y ci sono praticamente i segni invertiti. Allora che cosa faccio? Raccolgo davanti a questo 3 meno y un meno, quindi scrivo meno 4 che moltiplica, cambio tutti i segni, y meno 3. A questo punto sono identici. Poi questo meno cosa faccio? Lo trasferisco dal denominatore davanti alla linea di frazione. Quindi a questo punto vado a scrivere quindi meno linea di frazione. Al numeratore abbiamo detto che resta y meno 3 fratto x meno 3, cioè per x meno 3, tutto fratto 4, perché il meno ormai l'ho trasferito davanti al denominatore.
4 che moltiplica y meno 3. Vado dunque a fare la semplificazione ed ecco che cosa mi rimane. Quindi mi rimane esattamente meno linea di frazione, quindi x meno 3 fratto 4. Se proprio non mi sta bene questo meno davanti alla frazione, vado a trasferirlo al numeratore, quindi cambiare tutti i segni del denominatore e riordinare e fare 3 meno x tutto fratto 4. Bene ragazzi, per questa lezione è tutto. Comunque noi adesso riprendiamo subito con un'altra lezione in cui andiamo avanti con le semplificazioni. Quindi faremo ancora una o due lezioni sulle semplificazioni, dipende dalla lunghezza della lezione. Fate conto almeno una mezz'oretta ancora di lezione su questo argomento e dopo passeremo a tutte le altre operazioni. Vi invito come sempre a mettere like sul canale, iscrivervi al canale, portare iscrizioni e se avete delle richieste sarò ben lieto di rispondervi. Grazie per l'attenzione, ci vediamo.